Cari amici e cari amiche di Angoli, come sempre benvenuti e grazie a tutti voi per essere davvero molto puntuali a questo nostro appuntamento per stare insieme. E vogliamo iniziare parlando di ciò che in questi giorni davvero caratterizza tante vie delle nostre città, perché maschere e sfilate ci ricordano che siamo nel pieno del carnevale. Anche il nostro territorio ne vanta uno molto importante, molto famoso e molto conosciuto. Sto naturalmente parlando del Carnevale Canturino. Per entrare nel dettaglio di tutto ciò che accadrà, abbiamo qui il primo ospite. Io saluto e ringrazio Fabio Frigerio, che è presidente dell'Associazione Carnevale Canturino APS. La ringrazio tanto e benvenuto. Grazie a voi per l'invito, grazie per poter far conoscere la nostra realtà a tanta gente, a tanti vostri spettatori. Che di fatto è conosciutissima, perché questo carnevale ormai ha una lunga tradizione. Se non sbaglio siamo alla 97esima edizione. Sì, siamo alla 97esima edizione. Dall'anno scorso abbiamo anche avuto il riconoscimento di carnevale storico dal Ministero della Cultura, quindi diciamo che fra l'altro stiamo iniziando la volata per il centenario. Quindi vi collocate benissimo all'interno di quel ventaglio di eventi carnevaleschi che in Italia sono i più famosi, quindi quelli dislocati un po' per tutto il nostro stivale, vero? Devo dire che già qualche anno fa ci siamo associati a Carnevalia, che è l'Associazione dei Carnevali Italiani, ci è stato utile in più occasioni, quindi vogliamo essere all'altezza di tanti carnevali e quindi noi siamo... Abbiamo i carri più grandi della Lombardia, quindi ci teniamo a farlo vedere a più gente possibile. Bene, e tra poco le chiederò proprio qualche informazione su come nascono anche questi carri, ma prima di tutto voglio partire da ciò che è già accaduto per poi arrivare a quello invece che abbiamo davanti e che possiamo condividere tutti insieme. Sì, quindi diciamo che noi il 5 abbiamo già fatto la prima sfilata, poi domenica scorsa per ragioni varie abbiamo preferito non fare niente e domenica abbiamo la seconda sfilata e poi il 25, che è sabato grasso per noi ambrosiani. Voi maschi avete... E poi ci arriviamo anche a questo, perché voglio un po' percorrere la vostra storia. Per cui noi avremo la gran sfilata dove verrà premiato il carro vincitore. Diciamo che noi abbiamo questi 7 carri molto grandi, costruiti da 7 gruppi diversi di persone, tutte socie dell'associazione, e viene scelto da una giuria popolare quello che sarà il carro vincitore. Vedendo in questo momento anche delle immagini che la nostra regia ci manda. Vediamo naturalmente la gioia dei più piccoli, ma vediamo anche tra le varie immagini questi carri che stanno sfilando. Ecco, come nasce questa costruzione? Diciamo che verso passata l'estate, in cui i miei soci si riposano, prendono delle idee, propongono verso ottobre delle iniziative, delle idee o dei progetti, vengono approvati dal Consiglio e poi incominciano a lavorare con tempi più o meno vari. Siccome abbiamo sia pensionati che persone tuttora in piena attività lavorativa, quindi ci sono i pensionati che lavorano anche durante la giornata. Che hanno più tempo che hanno da dedicare. Più tempo. Gli altri certo lavorano nel fine settimana o si concentrano magari nelle vacanze di Natale, che il capannone nostro non è fermo ma è pieno di attività, quindi costruiscono i carri, i pianali che noi abbiamo vengono smantellati e ci si costruisce le nuove realtà, le nuove figure in cartapesta, in tessuto o altro che sfileranno a febbraio a Carnevale. E quali sono le idee che avete, per così dire, promosso per questa edizione, piaciute? Allora, diciamo che tutto sommato, nonostante siamo dei bravissimi lavoratori, siamo un po' anarchici, per cui imporre un tema rischia di creare più malumori che neanche obiettivi. Quindi, però vediamo che di volta in volta ci sono degli argomenti che colpiscono. L'anno scorso era stato molto tra carri, avevano puntato sul tema inquinamento. Quest'anno probabilmente la crisi colpisce, quindi ci sono più carri dedicati alle bollette, al caro vita e altro, e meno relativi alla politica, che però è sempre in primo piano. Accidenti, rincari riguardano davvero tutti nelle tasche, e quindi di quello si vuole parlare. Le bollette o altro fanno parte di parecchi carri, e quindi è un argomento che ha colpito, e questo ci dà un po' anche l'idea, diciamo che tutto sommato il carnevale esprime anche la pancia delle persone, quindi non solo la testa, quindi evidentemente è un argomento
Che muove la pancia, ecco, diciamo così, e quindi è giusto parlarne anche in un momento che in realtà vuole sovvertire un po' le regole, perché il senso del carnevale è questo, ma portando l'attualità sui carri. Lei diceva che i vostri carri, quelli del carnevale canturino, sono di fatto i più grandi in Lombardia, e questo è un vanto sicuramente. Per noi è un vanto assolutamente rispetto a tanti altri carnevali che ovviamente rispettiamo pienamente, sono espressione magari dell'oratorio, del paese, della città. I nostri si propongono a livello regionale, ma abbiamo visto le prenotazioni che ci arrivano da fuori. Siccome abbiamo le prevendite online, possiamo vedere da dove arrivano gli spettatori. Ci arriva gente dal Piemonte, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Svizzera. Quindi è anche una bella occasione per far conoscere il territorio, a prescindere dal momento e dall'occasione Cantù di divertimento. Presenta tante opportunità, e quindi anche se è inverno, però è una cosa assolutamente positiva. Tanto per dire, abbiamo un accordo di partnership con la Festival della Cazzuola, che è nel nostro stesso periodo. Quindi condividete le forze, per così dire, per dare più modo a chi sarà presente di trovare un'occasione per divertirsi per stare soprattutto con gli altri. Detto questo, vorrei brevemente ricordare anche la storia di questo carnevale, perché davvero affonda le radici lontane nel tempo. Diciamo che da quello che ha le ricerche fatte dal mio predecessore, l'architetto Maurizio Guglielmetti, siamo andati a trovare delle testimonianze degli anni 20 e 30 del secolo scorso, in cui c'erano i dopolavoro. All'epoca Cantù aveva parecchie fabbriche abbastanza grosse e la sfilata di carnevale era un'espressione dei gruppi dei dopolavoro. Poi si è continuato, si sono aggregati i bar, c'è il bar Baffo storico, ma ci sono anche quelli di Pianella, di altre, che hanno continuato questa tradizione, con più o meno alti e bassi. Ovviamente non sempre siamo stati al massimo. Però non avete mollato mai, e questa diciamo è la cosa più importante. I miei concittadini non hanno mai mollato. Certo. Frigerio, siamo in chiusura. Vogliamo ricordare quindi i prossimi appuntamenti per fare carnevale. I prossimi appuntamenti sono domenica 19 e sabato 25. C'è la possibilità di prendersi i biglietti in prevendita, così da essere sicuri di poter entrare in qualsiasi momento. Trovate sul nostro sito tutte le informazioni e vi aspettiamo numerosi. Aspettiamo gente mascherata che abbia voglia di sorridere, che abbia voglia di divertirsi. E c'è voglia e c'è bisogno di farlo assolutamente. Quindi ringrazio Fabio Frigerio e tutti questi meravigliosi carri che daranno proprio questa occasione in grazie questo carnevale. Grazie mille, vi aspettiamo. Grazie, grazie. Ma nel weekend ci saranno anche altri eventi che vi vogliamo segnalare tra pochissimo. E prima di andare in pubblicità vi segnaliamo degli eventi da non perdere durante il weekend. Partiamo da Como, al Museo della Seta è stata prorogata fino al 5 marzo la mostra Armenia, dipinti murali nelle chiese cristiane. Tra gli eventi collaterali, domenica alle 16 è in programma la conferenza Esperienze di restauro in Armenia, e saranno presenti gli autori dell'evento. Andiamo a Schignano, il tradizionale carnevale entra nel momento clou. Sabato 18 febbraio dalle 14:30, sfilata delle antiche maschere per le vie del paese, con partenza dal centro e passaggio dalle frazioni. Alla sera sono in calendario cena tipica e veglione in maschera con orchestra. È la volta di Cermenate, edizione numero 28 del Carnevale in Paese, unito alla Sagra dei Pizzoccheri della Valtellina, disponibili ogni sera a cena. Sabato 18 febbraio dalle 21 in Piazza De Gasperi, sfilate di mascherine e premiazioni, e domenica alle 14 ci sarà il corteo dei carri allegorici nelle strade del centro. È la volta di Bellinzona, nella città ticinese va in scena uno degli eventi di carnevale più noti, il Ramadan. La sua edizione numero 160, e fino a martedì di giorno e di notte sono previsti una lunga serie di eventi con concerti, momenti dedicati alla gastronomia e tante altre iniziative. Su tutte il grande corteo mascherato che scatta domenica alle 13:30, pass d'ingresso giornaliero a 35 franchi. Robbiate, dove sabato pomeriggio letterario nel paese in provincia di Lecco, dalle 15:30 nella sala conciliare è stato organizzato un incontro a cura di Alessandro Pazzi, che interpreterà le favole più belle
di Gianni Rodari. A Monza, il mercatino francese in centro città, sabato e domenica, in piazza Trento e Trieste, sarà possibile trovare una serie di bancarelle con specialità transalpine, soprattutto formaggi e dolci. Ma naturalmente vi ricordiamo in chiusura anche l'appuntamento su Espansione TV con Chuck Italia, la rassegna di grandi film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Domenica alle 17 andrà in onda La Signora delle Camelie, pellicola del 1953, con la regia curata da Michelangelo Antonioni. Quindi tanti eventi per movimentare il vostro weekend. Una breve pausa e poi di nuovo insieme.